Valerio è stato ucciso qui, sequestrando me e mio marito. Io e mio marito eravamo legati e imbavagliati là in camera da letto. Abbiamo sì, io assistito alla morte di mio figlio qui. Valerio è morto qui. In questa stanza. In questa stanza, su quel divano. Su quel divano. Che lei non ha mai cambiato. No. Ci sono i fiori freschi sotto casa di Valerio, come se fosse morto ieri. Sembra un po' il 1980 qui a Montesacro. Il quartiere si porta ancora addosso i segni della guerra, le cicatrici indelebili degli anni di piombo. Voglio trovare gli assassini di Valerio. E quando gli assassini busseranno alla mia porta, perché io li aspetto, è folgorante, finisce tutto. Finisce tutto il mio dolore. È una folgorazione che viene e io sarò felice, finalmente in pace. Erano anni quelli in cui dovevi scegliere da che parte stare. Valerio aveva scelto di stare con i rossi. La militanza per lui comincia nel 1975, liceo scientifico Archimede, sezione D. Quando ha scoperto questa sua militanza politica, lei come ha reagito? Era già morto. Lei prima non aveva saputo niente. Io e mio marito non sapevamo niente. Nella guerra che si stava consumando fuori dalla porta di casa c'era anche Valerio. Era già stato arrestato perché scoperto mentre fabbricava ordigni incendiari, ma la sua attività principale, forse la più pericolosa, era raccogliere nomi, fotografie, indirizzi, abitudini, informazioni compromettenti sui nemici di estrema destra. Controinformazione, la chiamava lui, non sapeva che così stava firmando la sua condanna a morte. I nuclei armati rivoluzionari, organizzazione eversiva di estrema destra, ha rivendicato questa sera con una telefonata all'ANSA di Roma il barbaro assassinio di Valerio Verbano, il giovane di 19 anni, ucciso nelle prime ore del pomeriggio in casa sua davanti ai genitori che i terroristi avevano legato e imbavagliato. Agenti della Digos, nel maggio del 79, trovarono nella sua abitazione un ampio dossier sui NAR. Il materiale fu sequestrato durante una perquisizione nell'ambito di un'inchiesta. C'erano dei nomi importanti su questo dossier che lui aveva fatto, c'erano delle fotografie pericolose di personaggi importanti. Perché? Il motivo. Per gli inquirenti, fra le rivendicazioni dell'assassinio, quella più probabile è dei NAR, l'organizzazione armata di estrema destra. Così Carla Verbano, per sapere la verità, si è fatta forza e un giorno ha invitato in casa sua gli ex terroristi Francesca Mambro e Valerio Fioravanti. È stato un incontro tremendo. Come l'ho vista, tanto la conoscevo oramai, mi sono sentita gelare. Comunque l'ho ricevuta qua, gli ho dato la mano, lei aveva fatto l'atto d'abbracciarmi. Io gli ho dato la mano e via per educazione. Poi dopo una mezz'oretta è arrivato lui con la bambina, una bambina di 7 anni. E si sono messi qui a raccontare tutti i misfatti che avevano fatto, i delitti che avevano commesso, di fronte alla bambina. E io a lei gli ho detto, ma voi di fronte alla bambina raccontate queste cose? Dice, la bambina sa tutto di noi. E che impressione le hanno fatto? Viscidi. Viscidi. Io ero imbarazzatissima perché non li avrei mai voluti ricevere in casa, però li ho ricevuti perché volevo sapere da loro se sapevano qualcosa, se potevano dirmi qualcosa. Invece si sono limitati a dirmi saranno stati i NAR della Magliana. La verità gli inquirenti non l'hanno trovata mai. È annegata in un mare di elementi sottovalutati, dossier spariti, prove occultate. Chiesi di fare la prova del DNA ai passamontagna, dico qualche capello, qualcosa ci sarà rimasto. E mi dissero che li avevano bruciati. Valerio è fra i 19 che durante gli anni di piombo sono morti senza un colpevole. 11 di destra, 6 di sinistra, 2 scambi di persona.
E ancora, per amore della verità, Carla Verbano e il giornalista Alessandro Capponi hanno scritto Sia folgorante la fine. Perché oltre a Valerio, non muoia il ricordo e con lui l'ultima possibilità di avere giustizia. Quasi ogni notte sogno di essere in strada con Valerio, in un viale alberato. Mezzogiorno, estate, una giornata caldissima. C'è una fontanella e lui si avvicina. Alcune volte più alto della fontanella, altre più basse, ma sempre per arrivare all'acqua si sporge e poco dopo si scioglie. Valerio diventa liquido e scompare giù nella bocca della fontanella. Lei come se lo immagina Valerio oggi, che avrebbe, avrebbe 49 anni. Me lo so, come giornalista, perché lui voleva fare il giornalista, si è affermato perché era molto intelligente, poi sposato con bambini magari, io sarei nonna e invece non sono niente.